Ci sono macchine nascoste, che però nascoste male, e le vedi tondolare al ritmo di chi è lì dentro per potersi consolare, godendo sui clacson tra i fantasmi di Elvis. Ci sono nuvole in certe camere e meno ombrelli di quel che pensi. Lo sapete cos'è in testa il mago Walter, quando il trucco ci riesce e non pensa più a niente. I ragazzi sono in giro, c'è qualcuno solo in sala giochi, per l'odore dei fossi forse lo riconoscono in pochi, e le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Dove passerà la banda? Cosa suono fuori moda? Cosa suono un giorno un po' pesante, un giorno invece troppo leggero? Mentre chi si sbatte perché gli urla la vena, o pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un pelo, e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro, ma ti senti in diritto di sentirti leggero. C'è qualcuno che urla per un addio al celibato, per una botta di vita, con una troia affittata, e le senti le vene piene di ciò che sei, e ti attacchi alla vita che hai. Leggero nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione. Leggero nel vestito migliore, sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone. Grazie. Thank you.
Bravi! Claudio, complimenti! Le spiego un po'. Ti spiego, se le spiego sui giambetti. Perché prima questa cosa grande. Come adesso non ce l'ha molto la tecnologia non c'è molto in Africa prima. E adesso usavamo questo strumento per comunicarci da un villaggio a un altro. Capito? Come facciamo noi paesi? Come fate paesi? Noi invece di usare questi così qua, i giambè? Usiamo la voce. Tipo Ari! Caprata ed adesivo! E quando la fa cose del genere. Non ci credo. Io lo vedo, loro sono del nostro paese, ecco, tutti un po' questa. Ascolti. Sì. Ascolti, che ci passa Rosina con questa cosa qua? Allora, siccome ho sentito che loro sono forniti di questi così qua, i giambè, anche a me piacerebbe imparare a suonare questi attrezzi. Ehi, cosa c'è? Niente, Sarosina. C'è gente, c'è. Vabbè, Sarosina, ascolti, che forse è meglio. Ascolti, ascolti, che me ne siedo, che a me questo è il vostro piatto del vostro paese, qual è? Il couscous? Cioè il couscous è proprio tipica nordafricana. L'ho mangiato io quel piatto lì. No, nordafricano. Io l'ho mangiato lì. Davvero? E di nome di fatto ha fatto quel piatto. Couscous in bagno, su. No, ma no, sono così, ma cosa sto dicendo? La verità. Allora, sono così. Io non ne dico di bucina. Sarosina, ascolti. Ascolti, se il... Sì, dica. No, mi ha fatto venire in mente quel piatto gallurese della settimana scorsa, la zuppa di Trotimi. Sì, vabbè. Che siamo lì. No, vabbè, ma se uno anche non sa cosa significa, magari uno pensa pure male, capito? Sarosina, vabbè, allora ascolti. Allora, se il piatto tipico comunque del Senegal, tra i piatti tipici c'è il couscous, nel suo paese, che lei non ci ha mai detto di che paese è, tra l'altro. Chi? Lei non ci ha mai detto di che paese è lei. Perché si fa gli affari su. Va bene, lei ha scoperto là da dove arrivare. Ancora no, allora, lì a rompere. Guardi, signora Madù, io faccio tanti piatti forti. Oh. Specialmente se ti arrivano a faccia, sai quanto sono forti. Ah, dai, piatti. Sì, va bene. Così è. Allora, anche io. Sì. Non è che comanda la gente. No, ma non sto facendo niente. Che non si fanno queste cose? Posso provare anche? Prego, prego. Malati sono. No, riprovi. Signora Rosina, riprovi. Signora Rosina, guardi come funziona. Faccia vedere. Ragazzi? Ha capito? Dica il suo piatto, via. Proprio come le galline, mi dico. Dica il piatto, via. Oggi voglio fare un piatto particolare, tipico della Sardegna, che però ancora non è stato inventato in Sardegna. Vabbè. E qual è? Se non è stato inventato, cosa vuoi dire? Insomma, oggi non mangiamo... Mi sembrava. Non è che mi porti con te in Africa, no? In Africa, a mi porti. È sposato. Non sono gelosa io. Va bene, prima... Okay. Magari se vivevamo in Africa potevo anche portarti, perché almeno posso avere almeno una caravana di moglie. Sì, si vive lì. Bella no, a me non mi piace. Allora, visto che sei in Sardegna, pigliati solo a me e siamo a posto. E basta. E purtroppo ho già preso. Ha già preso. Vabbè, usare così. Sarosina. La saluto, non pianga Sarosina, non pianga con queste lacrime. Non pianga. Peggio per te però. Peggio per te, non sa cosa ti perdi. Vabbè, la saluto. Salutiamo Sarosina, buonasera. E comunque mi, stammi bene mi. Ciao, bello bello. Buonasera Sarosina. Buonasera. Se venivo in Africa con lei, certo. Insegnavo a fare prima il formaggio e poi la salsiccia.